questa è la pietra della unzione. Il Golgota. Oltre alla pietra dell'unzione, il sacello del Santo Sepolcro. Il sacello del Santo Sepolcro. Santo Sepolcro di Gerusalemme, la Basilica della Santa Anastasis. Questo è il cortile esterno e la Santa Porta del Santo Sepolcro, della Basilica del Santo Sepolcro. Bene, volevo raccontarvi una storia che riguarda proprio la Santa Luce. Vedete questi etiopi che baciano la colonna, che ha una storia importante, e adesso, se vi fa piacere, ve la racconto. Ogni anno nella Basilica di Gerusalemme avviene un fenomeno particolare, che è quello della Santa Luce. E noi latini lo riproponiamo con la liturgia del lucernario, che si fa in tutte le chiese a mezzanotte, poco prima. Qui al Santo Sepolcro invece la Santa Luce, la liturgia, viene presieduta dal patriarca ortodosso, che è il successore del beato apostolo Giacomo, il quale si reca nella basilica. Ci sono prima le litanie di introduzione, poi l'ingresso del patriarca dentro il Santo Sepolcro, che è stato dapprima dissigillato. Al mattino, dalle 10 alle 11 più o meno, viene estromessa la lampada votiva del Santo Sepolcro, e poi il patriarca entra e lì iniziano le preghiere perché appaia la Santa Luce. E le candele del patriarca si accendono e viene distribuito il fuoco sacro, la Santa Luce, in tutta la basilica, anche agli armeni, ai francescani che custodiscono questo luogo santo sin dal XIII-XIV secolo. E quindi questo è quello che viene realizzato. C'è un episodio particolare. Nel 1534, ci viene raccontato dal punto di vista storico, che il sultano Murat viene corrotto dagli armeni, perché non siano gli ortodossi piuttosto che gli armeni a presiedere alla divina liturgia del fuoco sacro, della Santa Luce. Questo però non accade, perché nonostante le preghiere non avviene nulla. È il patriarca che si reca alla basilica e vede già occupato il Santo Sepolcro, si sofferma proprio qui all'ingresso a pregare, piangendo. Le candele che aveva nelle mani praticamente vengono accese per una particolare circostanza. Questa colonna centrale si squarcia, esce la Santa Luce e accende le candele del patriarca, che piangendo, commosso, offre poi la Santa Luce a tutti. E è attestato anche un miracolo di conversione per quell'evento, perché l'emiro di Agarino, che si trovava proprio sul minareto di fronte nella moschea di Omar,
la moschea proprio che insiste proprio dinanzi al cortile della Basilica del Santo Sepolcro, vide la Santa Luce e iniziò a proclamare che la fede dei cristiani era la vera fede nel Dio unico e che Gesù Cristo era il figlio di Dio, non solo della Vergine Maria che loro venerano, ma questo comportò che i musulmani lo presero e lo martirizzarono sul momento. Bene, la Basilica del Santo Sepolcro è il luogo che raccoglie tantissimi pellegrini da ogni parte della cristianità. Un abbraccio affettuoso da questo luogo santo, con l'augurio che possiamo ciascuno di noi essere messaggeri del Cristo risorto, testimoni che portano il dolce profumo di Cristo nel mondo attraverso, ecco, il Vangelo e attraverso una buona testimonianza di fede. Auguri di santità per tutti. Da Gerusalemme un saluto a tutti voi. Ciao, ciao.